Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo Andreotti che si è svolto a Palermo il 17 luglio del 1997. Buon ascolto. Chi chiamiamo? Ciarrapico, no? Dia le generalità e si mette vicino al microfono. Ciarrapico Giuseppe, nato a Roma il 28/1/34, residente in Marino. Pubblico Ministero può procedere all'esame. Lei è stato vicepresidente della Fondazione Fiuggi per la Cultura? Esatto. Ci può parlare di questa Fondazione Fiuggi per la Cultura, quando è stata costituita, fino a quando ha operato, da chi è stata promossa? La Fondazione Fiuggi per la Cultura fu una delle attività promozionali della società Operazioni Ente Fiuggi. Si rivolga al tribunale Ah, quando mi scusi, mi risponde. perdoni. La Fondazione Fiuggi per la Cultura fu un'attività promozionale della società Operazioni Enti Fiuggi, di cui era amministratore delegato e direttore generale. Di cui lei era Sì. amministratore? Infatti ero vicepresidente della Fondazione come conseguente alla carica di istituzionale della carica di amministratore delegato dell'Ente Fiuggi. La prima occasione fu il premio Fiuggi del 1983 e la Fondazione non ancora esisteva. Era soltanto un'attività promozionale della società. Fu nell'84 che il presidente Andreotti, che aveva partecipato al primo premio Fiuggi dell'83, mi suggerì l'opportunità che tutto fosse a svolgersi nell'ambito di una fondazione culturale per dargli una caratterizzazione diversa da quella che poteva essere una mera manifestazione pubblicitaria e promozionale di stagione, e a Fiuggi ce n'erano delle altre. Dall'84 all'85 si ridasse lo statuto della fondazione, e la fondazione fu riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica. Quando si ricorda quando fu costituita la Esattamente, non me lo ricordo, è agli atti. Può 1986? darsi che la formalizzazione fu fatta nell'86. Si ricorda presso quale notaio fu costituita No, l'associazione? Notaio di può Ciommo? darsi, era uno dei notai che rogava abitualmente per la società Operazioni Ente Fiuggi. Notaio come? Di Di Ciommo. Ciommo. Senta, lei era il vicepresidente. Il presidente chi era? Presidente era il presidente Giulio Andreotti. Giulio Andreotti. C'era un segretario della Fondazione Fiuggi? Un segretario generale non mi pare che ci fosse, c'era un altro vicepresidente che era istituzionalmente indicato nel presidente o direttore generale della RAI, poi c'erano altri membri istituzionali Mi che scusi un erano. attimo, mi scusi Prego. un attimo. Documento 169, nell'elenco, diciamo, degli organi della Fondazione, io leggo segretario generale della Fondazione Carlo Zaccaria. Può darsi, senz'altro. Sì, non lo ricordo, sono passati molti anni. Carlo Zaccaria era un segretario di Era il Andreotti. segretario particolare del Presidente Ecco, stavamo ora parlando degli organi di Sì. questa fondazione. C'era un consiglio generale? C'era un ufficio di presidenza e un consiglio Un generale. consiglio generale. Lei ricorda come furono scelti, da chi furono scelti i componenti del Consiglio generale? Fu stabilito che il Consiglio generale dovesse rappresentare specificamente le attività mediche, perché la Fiuggi puntava a una promozione soprattutto nel settore medico-scientifico, nell'ambito della medicina e delle attività correlate all'urologia. Questo era l'aspetto prioritario. Poi fu esteso ad altri rappresentanti significativi delle scienze e della cultura, giornalisti, magistrati, giuristi, esimi architetti. E le proposte per i medici quasi tutte le facevo io, perché avevo un rapporto diretto con la promozione medico-scientifica. Le altre proposte le faceva il presidente Andreotti e anche gli altri componenti dell'ufficio di presidenza. Senta, questo è accaduto anche per il primo biennio della Fondazione, questa selezione fatta in questo modo? O Sì, per il primo dall'inizio. biennio c'è stata una selezione fatta da lei e da Andreotti? Da me personalmente, da Andreotti, tutto era fatto da Andreotti insieme a me e all'altro vicepresidente, ma partecipavano gli altri componenti istituzionali dell'ufficio di presidenza, che erano ad esempio il direttore del quotidiano Il Tempo e il direttore del quotidiano Il Messaggero,
il presidente della Banca Nazionale del Lavoro, il presidente, mi sembra, del Banco di Santo Spirito, cioè delle banche nazionali che avevano sede a Roma. Questa era la caratterizzazione. Il 17 novembre del 1994, sì, lei è stato sentito dalla Procura della Repubblica e a questo specifico riguardo ha dichiarato: per il primo biennio i componenti del Consiglio Generale sono stati scelti dall'onorevole Andreotti e da me. Io ho effettuato le scelte nel campo medico, che era quello che più interessava nel mio settore professionale. L'onorevole Andreotti ha scelto gli altri componenti del Consiglio Generale, tra i quali anche magistrati. Poi, sempre lo stesso verbale, ha dichiarato: devo dire che i componenti del Consiglio Generale non venivano nominati attraverso particolari formalità, era lo stesso onorevole Andreotti, nella parte di sua competenza, comunicava di volta in volta che del Consiglio Generale era stato chiamato a far parte Tizio o Caio. Quindi da questo verbale risulta che, almeno per quanto riguarda il primo biennio, quindi nella fase di formazione della fondazione, le persone chiamate a far parte del Consiglio Generale sono state selezionate da lei per quanto riguarda i medici, come ha detto stamattina, e da Andreotti per quanto riguarda le altre categorie, tra cui anche i magistrati. Confermo tutto questo, ma è quello che ho detto prima, al quale è da aggiungere che normalmente io e il presidente Andreotti eravamo assistiti da quello che era l'ufficio di presidenza. Adesso, fatto particolare, se questo o quello, certamente non si procedette mai all'elezione dei nuovi membri del Consiglio Generale. Si parla del primo biennio. Ma anche nei bienni successivi, sempre andata così, era l'ufficio di presidenza, che la proposta naturalmente poi la faceva il presidente Andreotti, che era il presidente ed era anche la personalità che era e che è, quindi certamente non la potevo fare io la proposta quando ci riunivamo al Consiglio Generale, ma non c'era nulla di elettivo che potesse esprimere il Consiglio Generale. Era nella statuto stesso della fondazione la designazione dei membri del Consiglio. Senta, l'ufficio di presidenza, ho capito, faceva parte il presidente della fondazione Andreotti, lei vicepresidente e l'altro vicepresidente che era Enrico Magno. E poi c'erano i cosiddetti membri istituzionali, che lei vedrà nello statuto stesso, che io mi sono permesso enunciare qui al presidente, erano significativamente i direttori dei due quotidiani di Roma e i presidenti delle banche che avevano sede a Roma. Io qui nel statuto leggo: presidente Giulio Andreotti, vicepresidente Cerrapicco, vicepresidente Enrico Manca. Nell'ufficio presidente, vicepresidente Enrico Manca era presidente della RAI. Ecco, poi ci sono i componenti del Consiglio, sì, Generale come ufficio, no, di presidenza. No, c'è un no, mi permetta, se la chiedete, io ho qui le pubblicazioni all'ente pubblico. L'ufficio di presidenza è un organo effettivo, non è un organo che non esiste. Un organo, no, io non sto dicendo che non esiste. Io, perché già, non dico mica che lei ha detto non esiste, dico che esisteva l'ufficio di presidenza. Lei dice che di questo ufficio di presidenza facevano parte, oltre al presidente e due vicepresidenti, anche altri membri di diritto, vuol, certo, dire questo? Certo. Va bene, d'accordo. Però resta il punto che, per quanto riguarda almeno il primo biennio, la selezione delle persone da chiamare a far parte del Consiglio Generale, nelle dichiarazioni che lei ha reso il 17 novembre del 94, sono state fatte, secondo quando le ha dichiarato, da lei per quanto riguarda i medici e da Andreotti per quanto riguarda le altre categorie. Lei non ha parlato di una collegialità più ampia, almeno per il primo biennio. Forse mi è sfuggito, se ritenevo che la precisazione forse non fosse necessaria, ma che l'ufficio di presidenza esistesse come organo effettivo e si riunisse indipendentemente dal Consiglio Generale della Fondazione, credo che ve ne sia traccia documentata. Bene, perché lei qui dice, che la frase che le ho letto poco fa, le rileggo, devo dire, sì, che sì, componente del Consiglio Generale, mi scusi, procuratore, non venivano nominate attraverso particolare formalità, era lo stesso onorevole Andreotti, nella parte di sua competenza, comunicava di volta in volta chi del Consiglio era stato chiamato a far parte, Tizio e Caio. Quindi anche da questa espressione sembrerebbe che almeno per il primo biennio non ci siano state formalità, che lei ha selezionato alcune persone dell'ambiente medico, che Andreotti ha selezionato altre persone negli altri ambienti diversi da quello medico. Così, questo glielo confermo e ciò non toglie che insisto e preciso che io e il presidente Andreotti eravamo assistiti
certamente agli altri membri istituzionali, non potevamo ignorare il Presidente della RAI, non potevamo ignorare il parere dei direttori dei quotidiani romani, che io lì può darsi sia stato impreciso e incompleto, senz'altro mi consenta di completare l'informazione con quello che sto dicendo adesso. Se il signor Presidente mi consente, le mostro uno stampato della fondazione dove risulta chiaramente indicato l'ufficio di presidenza. Questo è fin dalla prima fondazione? Questo è uno stampato del 91, l'ho trovato, sono passati tanti anni. Noi parliamo del primo biennio. Nel primo biennio pure l'ufficio di presidenza era un ufficio di presidenza composto di membri istituzionali, questo lo confermo. Dice Andreotti per quanto di competenza. Questo sì, ma scusate, questa frase è ricollegata alla prima, cioè io ho scelto i medici, Andreotti ha scelto i magistrati e gli altri. Signor quindi Presidente, questa seconda se frase è una precisazione. No, chiariamo questo punto sulla Costituzione del primo piede. Credo che seguiamo una traccia che è ovvia, con una personalità come il Presidente Andreotti. Lei pensa che fosse possibile dire no, guardi, lo designo io, o lo designa lui, o lo designa lei? Ma Andreotti non è che designava solo alcune categorie, designava tutti gli altri tranne i medici, per i quali esprimeva pure un parere, questo volevo dire. Conferma sostanzialmente quello quindi che quindi lei conferma la dichiarazione che adesso. Esatto. Senta, i componenti del Consiglio Generale quante volte si riunivano più o meno? Massimamente si riunivano a ridosso della primavera, quando designavamo le giurie e indicavamo le materie dei premi della Fondazione, e credo che in tutto non più di 5 volte l'anno. C'erano 2 riunioni alla vigilia e all'antevigilia del premio Fiuggi e al momento della proclamazione. Senta, il Presidente Andreotti partecipava a queste riunioni? A tutte puntualissimamente, quando c'erano le giurie presiedeva pure le giurie, compresa quella che durò 36 ore per il premio di 500 milioni all'Otenburg, e dove per sole 6 ore si allontanò e lo sostituì io, perché 36 ore consecutive non stop. Premio internazionale Fiuggi 500 milioni per la medicina, con una giuria composta di 9 premi Nobel, del vicepresidente dell'Accademia delle Scienze russo Ushikov e presieduto da Andreotti. Per 6 ore lo sostituì perché per 6 ore si allontanò dalle 36 ore della vita. Ma c'è lo spelling per il nome che ha detto Lautenburg? Lautenburg. Senta, lei ricorda i nomi dei politici, qualcuno dei nomi dei politici che faceva parte del Consiglio Generale della Fondazione Fiuggi? A memoria non posso ricordarlo, allora, qui le do tutte le pubblicazioni, se me ne chiede qualcuno. D'accordo, sono passati molti documento anni. 168, l'onorevole il senatore Franco Evangelisti? Senz'altro. Poi l'onorevole Ombretta Fumagalli Carulli? Senz'altro. Ricorda i nomi dei magistrati che facevano parte del Consiglio Generale? Erano moltissimi. Comunque ce li abbiamo come atti che fanno parte del fascicolo. L'abbiamo come documenti ufficiali. Sgroi, Tamburino, Niro, San Marco, Carnevali. Corrado Carnevale? Sì, come no. Corrado Carnevale partecipava alle riunioni del Consiglio Generale? Non so se a tutte le riunioni del Consiglio Generale, ad alcune senz'altro, io poi lo conoscevo molto molto poco, il dottor Carnevali, come molto poco conoscevo gli altri magistrati, conoscevo l'eccellenza Brancaccio perché avevamo avuto occasioni di frequentazione familiare indipendentemente. Senta, lei sa che rapporti esistevano tra Andreotti e Carnevale? No, se non quelli che Carnevale era un membro del Consiglio Generale della Fondazione. Sa che rapporti esistevano tra Carnevale e il dottor Vitalone, Claudio Vitalone? Erano amici e questo lo vedevo quando veniva ai premi Fiuggi, sia l'onorevole Vitalone che il dottor Carnevale, ma l'onorevole Vitalone era amico di credo di tutti, magistrati, avvocati, buoni politici. Lei sa se il senatore Andreotti per i suoi spostamenti ha utilizzato aeromobili privati?
quelli delle nostre società e compagnie, senz'altro, perché lui rinunciò a qualsiasi compenso come presidente della fondazione e nell'ambito delle disponibilità che, la fondazione, che l'ente Fiuggi dava alla fondazione erano riconosciuti voli gratuiti per 100 milioni, se mi sembra, o 100 ore, non mi ricordo. 100 ore, lei ha detto. 100 ore senz'altro al presidente della fondazione. L'azionista delle compagnie era la stessa Italfin, che era azionista dell'ente Italfin 80, che era azionista dell'ente Fiuggi. Il flusso finanziario era tra Italfin 80 ed ente Fiuggi. L'ente Fiuggi partecipava alla fondazione con un fondo di dotazione di 100 milioni e con un fondo di rotazione di circa 1 miliardo l'anno e veniva iscritto nei bilanci dell'ente Fiuggi dalle spese pubblicitarie e promozionali. Quindi, se ho capito bene, al senatore Andreotti la fondazione Fiuggi offriva ogni anno un pacchetto di 100 ore di volo, esatto, e in, per il fatto che non chiedeva non rimborso di nulla, né spese né... mentre i membri del consiglio generale ricevevano 500.000 lire di gettone per ogni seduta. Senta, e si trattava di voli con aereo o anche con elicotteri? La compagnia aveva sia aerei che elicotteri. Mi può chiarire meglio l'evoluzione di queste società? C'è la Air Capital, poi c'è la Ali Capital, sono due società diverse? Una società... Sono due società che svolgono attività parzialmente distinte nell'ambito del volo executive. L'Air Capital aveva gli elicotteri e inoltre aveva la scuola di volo con cui formavamo e formiamo ancora oggi i secondi, cioè i piloti che assistono il comandante. L'Ali Capital, scusi, l'Air Capital noleggiava aerei pure? L'Ali Capital e l'Air Capital noleggiavano aerei. Sì. L'Ali Capital? Lo stesso. La stessa cosa. Quando non aveva attività di scuola, l'Air Capital aveva anche attività di scuola. Gli elicotteri sono stati sempre competenza dell'Air Capital. E il capitale di questa società faceva capo al gruppo Italfin 80? Che era lo stesso azionista, una holding, lo stesso azionista dell'ente Fiuggi. Ho capito. E lei è amministratore del gruppo Italfin 80? Sono stato amministratore del gruppo Italfin 80, che adesso è in liquidazione dal 96, e sono stato anche, mi sembra, direttore generale dell'Ali Capital. Senta, quanto ha acquisito attraverso le sue società, queste società, l'Air Capital e l'Ali Capital, quando è entrato dentro queste società? 86 una e 89 l'altra, mi sembra. L'86 qual è? L'Air Capital è la prima. E 89 l'altra? L'Ali Capital. O l'88 l'Ali Capital. E prima di allora lei aveva mai avuto compagnie, società? Mai, affittavo io aerei per la mia attività imprenditoriale. Presso quale compagnia? Presso quella che era l'Air Capital, che mi pare che non si chiamasse Air Capital, ed era di un certo La Stazza. Vuole ripetere? La Stazza. Ricorda se fu lo stesso Andreotti a proporre al comitato esecutivo, al consiglio generale, che gli venisse assegnato questo pacchetto di 100 ore di volo? Andreotti dichiarò ripetutamente, dinanzi alle insistenze mie dell'ufficio di presidenza, che non intendeva ricevere nulla, né gettoni di presenza né rimborsi spese. Allora gli dissi: siccome lei spesso vola, si deve muovere con difficoltà, e usando gli aerei linea, e vedo che invece a volte cerca di avvalersi di aerei dello Stato Maggiore o del CAI, secondo liste che lì erano di attesa, noi le conosciamo bene, operando a Ciampino tutti e due, accetti almeno che il gruppo le metta a disposizione l'aeroplano gratuitamente, ovvero a compensazione di quanto lui non voleva ricevere né di spese né di compensi. Senta, il 17 novembre 1994 lei sul punto, dopo aver spiegato questa storia delle 100 ore di volo, a conclusione ha dichiarato: ricordo che fu lo stesso Andreotti a proporre in sede di comitato esecutivo o al consiglio generale, non ricordo bene, che gli venisse assegnata tale facilitazione. Dopo le mie insistenze, naturalmente Andreotti comunicò all'ufficio di presidenza e al consiglio generale che aveva accettato questa mia proposta. Senta, queste società, quindi l'Air Capital e l'Ali Capital, dei cui aerei Andreotti si serviva all'interno di questo pacchetto, quando dovevano fatturare il costo dei voli,
utilizzati da Andreotti a chi fatturavano? Fatturavano o alla Fondazione Fiuggi o a seconda dello stato dei flussi finanziari allo stesso ente Fiuggi Società per Azione. E anche all'Ital fino 80? Anche all'Ital fino 80. Quindi diciamo la fatturazione del costo dei voli effettuati da Andreotti con questi aerei veniva fatto alla Fondazione Fiuggi o all'ente Fiuggi all'Ital fino 80? Mi sembra che fosse così, ho spiegato prima, posso, se il Presidente me lo consente, richiarirlo, che i flussi finanziari dalla holding che era il gruppo dal fino 80 a Ente Fiuggi Fondazione, attraverso un fondo di rotazione che ogni anno veniva indicato secondo le possibilità, ovvero i margini utili che c'erano nel bilancio della società e il peso che la società già aveva indicato dal voler sopportare per le spese promozionali e pubblicitarie. Mi scusi, il mi sembra fosse così, a che cosa è riferito? Solo all'Ital fino o tutti? Non ricordo il particolare, ne riesco a stabilire lo stato dei flussi finanziari l'anno. Vabbè, questo è chiaro. Al di là dei flussi finanziari, però il fatto che le fatture venivano intestate alla Fondazione Fiuggi, all'ente Fiuggi, all'Ital fino 80, questo era invece... Era una conseguenza di dosaggio dei flussi finanziari e delle spese impegnate. Va bene. Senta, quando gli aerei noleggiati si muovevano all'interno dell'Italia, dell'Italia, voli interni quindi, veniva indicata sulla fattura in qualche luogo, in qualche registro, che il beneficiario del volo era Andreotti? Non mi risulta che fosse specificamente, perché non lo facciamo per nessuno. A volte sono i grandi enti pubblici o le grandi compagnie industriali che ci dicono di indicarlo, ma ce lo dicono specificamente. Noi indichiamo chi è il soggetto passivo della negoziazione, cioè chi deve pagarci. Quindi non è possibile, esaminando queste fatture, stabilire quali voli ha fatto Andreotti? Signor Procuratore, da noi credo che sono arrivati nuvoli di Guardia di Finanza, nuvoli di Carabinieri, nuvoli di Pubblica Sicurezza e hanno portato via quintali di documentazione, fatture, movimenti di volo. Io questo non glielo so dire, ma credo che una documentazione dovrebbe esserci. Se c'è una specifica necessità di documentazione e accertamento, se me lo dice, io nell'arco di 2 giorni, 24 ore... No, noi questi documenti li abbiamo già acquisito, quindi la domanda gliela faccio, perché risultano una serie di fatture intestate, appunto, poi le farò una domanda su una specifica fattura. Sì. Da queste fatture non risulta che i voli sono stati effettuati da Andreotti, quindi... Facendo seguito a quello che le ha detto, le fatture venivano fatte a nome di quelle società, non c'era quindi l'indicazione del nome di Andreotti come passeggero trasportato. Non lo facciamo per nessun altro ente. Andiamo a un altro argomento. Lei è mai stato a Palermo per motivi di lavoro? Poco allora, perché non avevo attività in Sicilia. Di più dopo l'85, quando acquistammo uno stabilimento di imbottigliamento d'acque minerali a Terme Vigliatore, il Barcellona Pozzo di Cottola, ci apparsi. Senta, lei ricorda se... Non veniva a Palermo in queste occasioni? No, per i contatti con gli assessorati regionali, ma è cosa sporadica, anche perché l'azienda non era una grande azienda, ne siamo ancora i proprietari e i gestori. Senta, lei ricorda se partecipò... Precedentemente, ecco, per compiutezza dell'informazione, quando ero a fianco dell'onorevole Almirante, sino al 1977, ho accompagnato l'onorevole Almirante, allora ero l'editore del Secolo d'Italia, diverse volte in Sicilia, qualche volta a Palermo, più spesso a Catania. Lei ricorda se nel settembre del 1987 partecipò alla festa dell'amicizia che si svolse quell'anno a Palermo? Sì, avevamo uno stand che ci chiese l'allora segretario del partito, mi pare che fosse De Mita, per partecipare alla celebrazione della festa dell'amicizia nell'83, poi diventammo addirittura sponsor della festa nazionale dell'amicizia e eravamo diventati nell'83 sponsor della festa nazionale dell'amicizia a Fiuggi, che fu tenuta. E in quell'occasione io venni a Palermo, venni insieme, mi sembra proprio all'onorevole Evangelisti era già qua, non me lo ricordo,
Certamente feci colazione alle 3 del pomeriggio a Villa Igea, dove erano già a tavola l'onorevole Evangelisti, l'onorevole Cava. Ricordo la circostanza perché ci fu uno spiacevole diverbio tra la figlia dell'onorevole Di Mita, che era in piscina, e l'onorevole Evangelisti, e io dovetti intervenire per riportare la cosa nei limiti della sopportabilità. E in quell'occasione c'era l'onorevole Andreotti a Villa Igea e al capo scorta, non ricordo chi fosse, che stava là, disse: dov'è l'onorevole? C'è l'onorevole, sta lavorando in camera. Erano le 3 del pomeriggio. Partecipai poi la sera alla visita agli stand della festa dell'amicizia. Non potetti ascoltare l'intervento dell'onorevole Andreotti perché rientrai quando stava per incominciare l'intervento dell'onorevole Andreotti, che era nella stessa serata, attorno alle 6:30. Senta, quindi lei durante quel giorno Andreotti non lo vide per tutto il giorno? Beh, che ci fosse Andreotti si vedeva perché c'era un tale schieramento tra carabinieri e pubblica sicurezza che ebbe una grossa difficoltà ad arrivare io alla piscina e ebbe una grossa difficoltà a uscire dalla piscina, tant'è che chiesi al capo della scorta, non mi ricordo se fosse Nobbi, Zenobbi, erano tanti allora, la scorta diretta del presidente Andreotti, com'è che il presidente non c'era in piscina? Dice: il presidente ha detto che c'è troppo sole in piscina e sta in camera a lavorare. Senta, ma è notorio che Andreotti il sole non lo ama molto. Quindi. Senta, ma in quell'albergo chi c'era come politici? C'era tutto, credo, lo Stato Maggiore della Democrazia Cristiana. Si ricorda particolare? Lei ha detto De Mita. A tavola c'era Cava e mi ricordo la figlia di De Mita che era in piscina. Ma c'erano tante persone, tanti politici? Senta, io non è che poi io non ero democristiano, quindi appartenevo al popolo democristiano. Voglio dire, era in queste occasioni, ma non è che io, tranne quelli che ho visto là a tavola con me e la signorina De Mita che era in piscina, non ricordo nulla di particolare. Dico, ma c'era folla in questo albergo per questa festa dell'amicizia? C'era un grande viavai in tutto l'albergo di giornalisti, di televisioni, come accadeva dovunque. Senta, quando lei è stato sentito il 17 novembre del 94, ha detto, intanto per quanto riguarda Evangelisti, ha detto che arrivò insieme a Mauro Leone, a Villa Egea, sì, dove vi era Evangelisti. Quindi ha credo detto che lì fu un misunderstanding, ricordo se Evangelisti stava già qua o se Evangelisti venne con me. Ecco, no, lei, sai, Evangelisti era una costante, anche quando non lo volevi te lo trovavi. Le leggo subito, ricordo che nel settembre 87 ho partecipato alla festa dell'amicizia a Palermo, arrivai prima di pranzo. E andai. Eviti questi commenti, dottore. Mi scusi, signor Presidente. Allora, ricordo che nel settembre 87 ho partecipato alla festa dell'amicizia a Palermo. Arrivai prima di pranzo e andai insieme a Mauro Leone a Villa Egea dove vi era Evangelisti. Quindi, quando lei ha reso la dichiarazione il 17 novembre 94, ricordava che Evangelisti si trovava quindi, già. Senz'altro era così. Poi ha parlato, pranzammo sul terrazzo, ricordo che c'era anche Cava, la figlia dell'onorevole De Mita, poi ha detto il pomeriggio lo passammo tra gli stand della festa, dove io avevo uno stand per le acque minerali. Durante il giorno non ho incontrato il presidente Andreotti, eppure sapevo che quel giorno si trovava a Palermo, sapevo che quella sera doveva parlare alla festa, cioè quando lei ha reso questa dichiarazione ha detto che sapeva che doveva parlare e che si trovava a Palermo, non ha detto che sapeva che si trovava in albergo e che qualcuno le disse che stava lavorando nella stanza. Questo forse lei non me l'avrà chiesto, io non gliel'ho detto. Adesso io ritengo di completare la mia testimonianza anche con questa informazione. Ho detto lì, in quell'interrogatorio, che non avevo visto Andreotti la festa d'amicizia, confermo che al momento in cui cominciò l'intervento da Andreotti, cosa che ho detto, me ne andai perché dovevo ritornare a Roma. Ma lei quindi non lo vide neanche alla festa dell'amicizia? Lo vidi che arrivava alla festa dell'amicizia, non so a che ora, non so in che momento, ma lo vidi senz'altro. E chi le disse che Andreotti si trovava nella stanza a lavorare? Quello della scorta che stava lì attorno alla piscina. Io la scorta la conoscevo tutta, più o meno, fisicamente, li vedevo quotidianamente. Che stava attorno alla piscina? Sì. Quindi Andreotti stava nella stanza e quello della scorta stava accanto alla piscina. Sì, credo che si fosse andato sceso a mangiare. Quindi. Ok.
sta aggiungendo ora che lo vede per la prima volta quando arriva alla festa, perché quando lei ha reso la dichiarazione sempre... Non l'avevo visto senz'altro a Villigea. Come? Non lo avevo visto a Villigea. Sì, questo è chiaro. Però il 17 novembre del 94 lei ha detto: durante il giorno non ho incontrato il presidente Andreotti, eppure sapevo che quel giorno si trova a Palermo, sapevo che quella sera doveva parlare alla festa. Non l'ho incontrato, infatti non ci ho parlato. Se poi lui è venuto alla festa dell'amicizia, ha iniziato l'intervento e io me ne sono andato, non vuol dire che io abbia incontrato l'onorevole Andreotti. Io quando incontravo l'onorevole Andreotti, col quale avevo rapporti dal 1954, certamente incontrare significa parlargli e contattarlo, insomma. Senta, ma questa polizia e questi carabinieri erano solo per Andreotti o erano anche per Spadolini, Martinazzoli, gli altri esponenti politici? Certamente erano per tutta la cospicua presenza politica nell'albergo, stavano all'ingresso, stavano nei cancelli, stavano nei corridoi, stavano nel salone da pranzo, stavano nella piscina, stavano dunque. Lei ha conosciuto e lei sa come Andreotti si recò a Palermo quel giorno, con che mezzo? Con un nostro aereo che lo prese a Napoli, e questo lo so perché mi dovetti documentare, perché mi è stato chiesto più volte, lo prese a Napoli da un elicottero nostro che da Ischia l'aveva portato a Napoli, dove era stato un premio, non so quale. Quindi con un vostro aereo? Con un nostro elicottero da Ischia a Napoli. Napoli. E da Napoli a Palermo e poi da Palermo ancora a Ciampino il giorno appresso, e ne aveva una gran fretta e perché doveva proseguire per l'estero. Infatti dal documento 150 risulta che il 19 settembre a Ischia Andreotti, ma il Zenobbe ha dichiarato che Andreotti invece volò con un volo di Stato quel giorno. Zenobbi che è? Uno dell'ascolto. L'ha citato lei? No, io Zenobbi l'ho indicato a Palermo, poi Zenobbi per me poteva essere pure Bucchiarelli, un altro dell'ascolto, perché io li conoscevo. Senta, io le faccio vedere una fattura, sì. È il documento numero 176. Sì. Sia come? C'è scritto, esatto, ecco, è questa la fattura? Credo che sì, corrispondono alle date 20-21 19-21 settembre, perché Andreotti arriva il 20 settembre di mattina verso le 9, riparte il 21 settembre e il 19 si trova ad Ischia. È quella la fattura? Credo che sì, ritengo di sì. Lei ha conosciuto l'onorevole Lima? Sì. Quando l'ha conosciuto e come? La prima volta nel 1994, quando Franco Evangelini, nell'82-83 lo vidi una volta, mi sembra, ma così, nemmeno me lo presentarono nell'ufficio del presidente Andreotti a Piazza Montecitorio. Nell'84, ricordo la data perché corrispondeva con la cessazione della commercializzazione Fiuggi con la società Crippa e Berger e la riacquisizione della commercializzazione da parte nostra come ente Fiuggi, l'onorevole Evangelisti mi disse: guarda, Lima ha espresso il desiderio di favorire un suo amico che ha delle farmacie in Sicilia, che vorrebbe avere la concessione della Fiuggi per la Sicilia, e lo dovresti andare a trovare a Palermo. Mi diede il telefono dell'onorevole Mina e, siccome era l'inverno, febbraio o marzo, combinammo un appuntamento alla casa che aveva a Mondello, affittai una macchina all'aeroporto e giunsi a Mondello. Poi non se ne fece nulla, perché noi pretendevamo un minimo garantito e questo farmacista il minimo garantito non lo volle dare, dividemmo la Sicilia in due o tre zone che furono date alle altre persone. Lei ha conosciuto Sindona? Sindona l'ho incontrato mentre visitavo i miei amici Francesco e Gaetano Caltagirone
nel carcere di New York e passò Sindona per un corridoio e mi sa, lei c'è un amico, dice mi saluti evangelisti, questa è la mia conoscenza con Sindona. In che anno ha detto? Mi sembra che fosse l'80, 81. Erano detenuti in carcere, io ottenni un permesso per andarli a trovare. Perché erano detenuti in carcere a New York? Per i mandati di cattura che avevano avuto a Roma, per, mi sembra, per bancarotta fraudolenta. Quando li aveva conosciuti i fratelli Caltagirone? Nel 78 e 79 a Monte Carlo, ed ero diventato amico della signora Maria Palma, che era la suocera di uno dei due Caltagirone. Mi trovavo a New York per la trattativa relativa all'acquisto della Field International Italia, che è una società il cui passaggio al nostro azionariato si concluse alla fine dell'anno 80. Senta, com'è che aveva conosciuto i fratelli Caltagirone? Convivialmente. Sì, chi gliel'aveva presentati? Evangelisti, mi sembra che mi ripresentò già a Monte Carlo. Lei ha dichiarato, mi scusi, il 27 maggio del 93, preciso che conosco Evangelisti dal 62, tramite lui ho conosciuto i fratelli Francesco e Gaetano Caltagirone nel 1980 a Roma. Avrò sbagliato la data, 89? 80. Ah, 80, 79, 80, 78, 79, 80. Quindi non a Monte Carlo? Sì, l'ho incontrato una volta a Monte Carlo, due volte a una festa che diede Evangelisti per un vernissaggio a Villa Miani. I Caltagirone erano gente che frequentavano molto, sia in Italia che in Francia. Ma perché Sindona le disse di salutare Evangelisti? Ah, non lo so, questo riguardava Sindona e gli Evangelisti. E lei gli portò i saluti di Sindona ed Evangelisti? Sì, quando tu dai, Mario, guarda, ho incontrato Sindona in tuta azzurra, mentre i Caltagirone erano in tuta rossa, e mi ha detto di salutarti. Che vuol dire? Ah, Caltagirone in tuta rossa. Ed Evangelisti cosa disse? Non ricordo specificamente quello che disse, mi sembrò né particolarmente colpito, né particolarmente compiaciuto, né particolarmente addolorato. Scusi, ma perché Sindona, vedendo lei, le dice salutare Evangelisti? Mi disse, ah, lei è Ciarrapico, dice mi saluti Evangelisti, tutto qua. Sapeva che lei era amico di Evangelisti? Beh, sa, sui giornali era noto che io... Avvocato Sbacchi, la prego, per favore. Se lei ha poteri taumaturgici a far risuscitare, lo facciamo. Avvocato Sbacchi, evitiamo queste polemiche. Allora, tutto qua. Sapeva che lei era amico di Evangelisti? Ma l'avrà letto sui giornali, sa, purtroppo io ho un'antologia in materia sulle conoscenze dell'ambiente, quindi... Senta, lei sa qual era il sarto di Andreotti? L'Itrico. L'ha accompagnato a volte... Una volta tanti anni fa, ma quando stava via Sicilia. E Andreotti voleva che mi facessi per forza un vestito che me lo voleva omaggiare lui. E io dissi che non mi piaceva come tagliava L'Itrico. L'Itrico era in via Sicilia di Roma, si ricorda qual è la strada dove era questo... A via Sicilia. Via Sicilia. In ma che parlo, zona? Via Veneto, ma parlo degli anni 70, credo. Senta, la Ital fino 80, lei ha detto, se ho capito bene, è stato presidente del consiglio di amministrazione della Ital fino 80. Sì. Aveva rapporti con una società che si chiama lo dico letteralmente, Medical Service. È una delle società del settore medico della... Quindi è una consociata della... È una gruppo partecipante. Credo che poi la partecipazione sia passata a un altro gruppo del settore sanitario. E i locali della Medical Service dove si trovavano? Adesso si trovano a Via di Pietra 82. E nel 1991? Non me lo ricordo. Probabilmente a Via Specchi. Via Specchi? Dove siamo stati fino al 92. Lei ha avuto rapporti con Licio Gelli? Sì, l'ho conosciuto negli anni 60 o 50, quando facevo il professionista a Frosinone e mi occupavo di pratiche per le agevolazioni del mezzogiorno.
e me lo presentò la signora Muzzi, che allora era la segretaria del presidente Andreotti, perché c'era la necessità di fare una pratica per l'espropriazione del terreno su cui fu costruito la Permaflex. Mi presentò Gelli insieme a Pofferi, che era uno dei proprietari della Permaflex, e svolsi la pratica, familiarizzai con Gelli, che mi raccontava tutte le sue vicissitudini belliche, prima la guerra in Spagna, poi la seconda guerra mondiale. E mi presentò il cardinale Ottaviani, lo accompagnai in una visita che fu fatta da Gelli, Pofferi ed alcuni amministratori di Frosinone al cardinale Ottaviani. Senta, se ho ben capito, fu la segretaria dell'onorevole Andreotti, signora Muzzi, che la chiamò per presentarle Gelli? Sì, ricordo che lo incontrai la prima volta nella segreteria del presidente. E perché la segretaria Andreotti chiamò lei per presentarle Perché Gelli? Perché era una mia ottima amica da tanti anni. E nel corso del tempo poi ha avuto occasione di frequentare Gelli? Sì, l'ho rivisto diverse volte, poi avevamo a un certo punto lo stesso avvocato penalista di Pietro Paolo. Di Pietro Paolo faceva parte del Consiglio Generale della Fondazione sì, Fiuggi? Sì, faceva parte della Fondazione. Era il mio avvocato, oltre ad essere mio amico, e anzi mi chiese una sera che Gelli aveva piacere di incontrarmi, se avevo nulla in contrario di andare a cena a casa sua insieme a mia moglie e trovare Gelli. L'ho incontrato, mi sembra, al funerale di Pietro Paolo. E questa cena a casa di Pietro Paolo si ricorda in quale anno è avvenuta? Pietro Paolo è morto nel 91, quindi tra l'89 e il 90. E poi il funerale è stato nel 91. Di Pietro Paolo sa se era l'avvocato di Sindona negli Stati Uniti? Non glielo so dire. E ci sono state anche conversazioni telefoniche nel corso di questo rapporto tra lei e Di Gio Gelli? Sì, a volte mi telefonava per parlarmi del più del meno, due o tre volte mi ha detto ma perché non mi viene a trovare in Toscana? Lei ha mai aderito alla massoneria? No, primo perché non ci credo, secondo dico la verità, Gelli a me non me l'ha mai chiesto, l'aveva chiesto a tutta Italia da anni cammino. Ha conosciuto Mino Pecorelli? Sì, sì. Quando l'ha conosciuto? Lo presentò ai evangelisti, prima ebbi una rovente telefonata con Rovelli perché scoprì che questa agenzia OP si divertiva a dirmene appresso di cotte e di crude. Allora alzai il telefono, il giorno dico scusi, non fa capire perché lei ce l'ha con me. Dice ma io ce l'ho con tutti perché è istituzionale che l'agenzia faccia questo. Poi un giorno mi telefonò ai evangelisti, dice guarda io ci darei che tu incontrassi Mino Pecorelli, lui c'ha tanta roba da stampare, sta trasformando l'agenzia in settimanale o mensile. Noi avevamo e abbiamo un grosso stabilimento poligrafico a Cassino di cui Evangelisti si serviva per le sue campagne elettorali e così incontrai Mino Pecorelli. Andiamo avanti per un paio di mesi in un misunderstanding tra noi, lui e Evangelisti. Come? In un errore, in un equivoco. Perché il Pecorelli riteneva che il mio intervento significava che Evangelisti gli pagasse la stampa del giornale. Evangelisti invece riteneva in questo modo di aver schivato questo pericolo presentandomi che potevo fargli un prezzo più basso. Alla fine quando stampammo il primo numero del giornale poi non voleva pagare nessuno perché Pecorelli faceva il distratto e Evangelisti diceva di aver assunto nessun impegno e io per non sbagliarmi non consegnai il giornale. Se non alcune copie che venne a ritirare Pecorelli. E a seguito di questo suo comportamento Evangelisti le disse qualcosa? Sì, disse che avevo trattato male Pecorelli, che sbagliavo. Pecorelli mi disse ci rivedremo in altre occasioni, quando vuole ci rivediamo. Poi mi ricercò ancora. Chi? Evangelisti o Pecorelli? Pecorelli. E, perché aveva un'idea in testa di fare un giornale di avvisi pubblicitari e darlo gratuitamente e come poi uscirono Porta Portese ed altro. Pure lì ci fu un equivoco, lui riteneva che potessi metterci il denaro io il denaro non ce l'avevo, io pensavo che lui avesse la provvista finanziaria e quindi non se ne fece niente. Senta, ma a proposito di quest'ultimo episodio che lei ha raccontato, fu Pecorelli a chiamarlo, fu Evangelisti a proporre di riprendere rapporti? Evangelisti era molto soddisfatto che avessimo ripreso cordialità di rapporti. E lei il 27 maggio del 93 a questo riguardo
ha dichiarato: dopo un po' di tempo mi richiamò di nuovo, dopo questa rottura, dopo un po' di tempo mi richiamò di nuovo Evangelisti proponendomi di riprendere i contatti con Pecorelli, esatto, che aveva nuove idee editoriali. Esatto. Confermo. Evangelisti, lei quando l'ha conosciuto? Nel 62, poi più frequentato nel 63, quando si portò deputato per la prima volta, e naturalmente il suo serbatoio di voti era la ciociaria, perché lui era ciociaro di Alatri. Lei quando è che ha cominciato ad avere rapporti con l'onorevole Andreotti? 1954. E come sono nati questi rapporti? E lavoravo presso una dei cantieri Ericas, che era l'ente per la ricostruzione del calcinato, a Gaeta. Mi occupavo, ripeto, cantieri, e cantieristici di Gaeta, dove stavamo costruendo lo stabilimento per la lavorazione del pesce, e io avevo fatto la progettazione economica per conto del Ministero dei Lavori Pubblici. Io lì stavo dal martedì al venerdì mediamente, e il venerdì poi facevo la doccia per occupare di puzzare di pesce, diciamo 20 anni, un poco più. E un venerdì pomeriggio mi stavo facendo la doccia, arrivò il portiere del cantiere e mi disse: guardi, c'è il ministro delle finanze che deve visitare il cantiere. Io dissi: ma è domani, perché i miei capi mi hanno detto domani viene il presidente, viene il ministro Andreotti, era appena diventato ministro delle finanze. Comunque di corsa mi vestì, andai incontro, c'era l'onorevole Andreotti, comandante generale della Guardia di Finanza, c'era un'infinità di gente. L'onorevole Andreotti mi disse: no, veramente è oggi che io devo venire, perché è l'occasione in cui vado a inaugurare o a visitare la scuola nautica della Guardia di Finanza che sta lì a Gaeta. E mi disse: ma lei non me lo può far visitare lo stesso? Come no? Accompagnai l'onorevole in visita a questo cantiere, a questo stabilimento che stava nascendo. E durò circa un'ora questa visita. Dopodiché Andreotti mi disse: senta, ma dove va lei adesso? Dico: torno a Roma. Dico: ma no, ma venga a cena anche lei con noi alla scuola nautica. E andai a cena, e avevo un po' più al lato di fronte non avevo Andreotti, parlammo di tante cose, parlammo della ciociaria, e gli dissi che speravo che Banco di Napoli mi mandasse ad occuparmi di una di quelle aziende che allora nascevano in ciociaria. Dopodiché non lo vidi più, alcuni giorni dopo, due settimane dopo, lui mi aveva dato il suo numero telefonico al Ministero e si prospettò la possibilità di entrare come analista di bilanci al Banco di Napoli. Allora se ci provo, telefonai all'onorevole Andreotti e mi rispose al telefono, gli spiegai qual era il problema, se mi venga a trovare ce glielo faccio sapere. Mi fissò un appuntamento in un pomeriggio, andai, lui prese degli appunti, uscì pensando che non avrebbe fatto niente, invece 7 giorni dopo mi arrivò la convocazione del Banco di Napoli, fui analista del Banco di Napoli per un periodo. E dopodiché nel corso del tempo questi rapporti? L'ho rivisto un'infinità di volte, sia perché avevamo avuto un rapporto di cordialità, sia perché poi io divenni imprenditore in ciociaria e il presidente Andreotti aveva il suo elettorato preferito proprio in ciociaria, anche lui è quasi ciociaro, è di segni. Ho capito. Senta, lei è stato arrestato nel 93? Sì, nel 93, 5 mandati di cattura. Per quale motivo? A Roma tutti e 5 annullati dalla Corte di Cassazione. Beh, l'ultimo, quello da cui sono assolto, è stato assolto 2 settimane fa perché il fatto non sussiste, da magistrati di Roma. Poi il dottor Di Pietro ne emise una serie di mandati di cattura, anche quelli annullati dalla Corte di Cassazione. Complessivamente ho fatto 65 giorni di detenzione tra San Vittore e Giracelli e 7 settimane di arresti domiciliari. Ma per quali fatti? Di tutto, dal finanziamento ai partiti, a ricettazioni. E finanziamento a quali partiti? Quale cosa è stato debitato? Ma particolarmente a un piccolo partito, al Partito Socialdemocratico, per 250 milioni, mentre avevo finanziato le feste dell'unità per 2-3 miliardi, i meeting dell'amicizia per 7 miliardi, le feste dei colori per 200-300 milioni, la Democrazia Cristiana, ho finanziato tutti, non so perché scelsero proprio i 250 milioni. Come lei finanziava partiti diversi? Partiti di tutti i tipi, come succedeva perché con regolari fatture. Mi spiegò il dottor Di Pietro che siccome lì aveva trovato le fatture, quelli erano finanziamenti regolari. Invece di questi 250 milioni, siccome le fatture non le avevo fatte al momento, quello era reato.
Tenga presente, il mio gruppo fatturava circa 1.000 miliardi nell'89 e 90. Va bene, nessuna domanda.